Buongiorno a tutti, e saluto e do il benvenuto alla dottoressa Giordana Donvito, terapista occupazionale e consulente del Centro di Ascolto e Consulenza sulla SLA di AISLA. Buongiorno Giordana. Buongiorno Stefania. Eccoci qui, io vado subito al punto e ti faccio la prima domanda, Giordana. Che cosa ti ha spinto a occuparti delle persone con SLA? Allora, l'incontro con la SLA, diciamo, è stato un po' casuale, però poi è diventata una scelta perché, come dire, la SLA richiede un certo spirito di adattamento da parte delle persone che ne sono affette, dei suoi familiari. E in questo mi ci sono un po' ritrovata perché come terapista occupazionale, appunto per cercare di favorire il mantenimento dell'autonomia nelle attività della vita quotidiana, c'è un costante, adattamento e un costante introdurre quelle che sono le tecnologie di supporto proprio per garantire queste attività di vita quotidiana. Perfetto, e ascolta, quindi poi qual è stato il momento e perché, insomma, hai scelto di collaborare con il centro di ascolto di AISLA? Beh, collaborare con il centro di ascolto di AISLA è, devo dire, un potenziale, nel senso che abbiamo la possibilità di entrare in contatto non solo con le persone che afferiscono direttamente alle strutture riabilitative, ma a tutte le persone che sono distribuite nel territorio italiano. E quindi è una grande risorsa perché abbiamo l'opportunità comunque di supportare le persone nonostante la distanza, offrendo dei suggerimenti e cercando anche di guidarli in quelle che sono le loro scelte, anche, non so, rispettivamente alla ristrutturazione di un appartamento, alla scelta di un ausilio per la mobilità o per la comunicazione, ecco. Certo, ecco, a me piacerebbe se lo desideri, insomma, che tu ci raccontassi un episodio, una situazione, un caso per il quale, insomma, pensi che il centro di ascolto abbia avuto realmente un'efficacia e un esito misurabile. Allora, mi viene in mente il caso di un giovane uomo di 40 anni con due figli sposato, quindi con una vita stabile sia dal punto di vista familiare che lavorativo. Questa persona mi ha contattato la prima volta perché voleva dei suggerimenti rispetto a delle opportunità, a delle strategie per continuare a mantenere le sue attività di vita quotidiana relativamente alle attività che si conducono, per esempio, all'interno del bagno. E quindi ci siamo sentiti per la prima volta in questa occasione. Io poi con il mio modo di essere ho cercato di stimolare anche altre cose, nel senso che questa persona dal punto di vista professionale utilizza molto frequentemente e per parecchie ore durante il giorno la propria voce. E quindi insomma, ho cercato di stimolarlo e di invitarlo a registrare la voce. Poi non ci siamo più sentiti per diversi mesi. E a distanza di appunto di anche 6-7 mesi ci siamo risentiti, mi ha sorpreso perché mi ha detto che ha effettuato la registrazione della voce sia in italiano che in inglese e mi ha presentato un altro punto critico che era relativo alla possibilità di adattare il suo ambiente di casa. Si è presentato però un problema non poco rilevante, nel senso che lui voleva fare degli interventi molto importanti all'interno della casa, ma c'era un problema, diciamo, basilare, quello relativo all'ascensore. Per cui nel momento in cui avesse avuto la necessità di muoversi con una carrozzina, sarebbe diventato estremamente difficoltoso l'accesso proprio dall'interno della palazzina fin tanto, che raggiungesse l'abitazione. Cos'è successo? È successo che, io poi ho parlato con la moglie, ho parlato con una loro cara amica architetto.
loro hanno venduto la loro casa e ne hanno acquistata un'altra che stanno ultimando, quindi ci siamo poi riconfrontati parecchie volte e insieme siamo andati un po' a definire gli spazi affinché poi questa persona potesse muoversi agilmente all'interno della propria abitazione con le sue gambe o con qualsiasi altro mezzo alternativo, ecco, facilitando anche poi tutta l'assistenza sia da parte della famiglia e di altre persone che poi potrebbero arrivare. Quindi questo è stato un intervento che ha toccato diversi punti e che penso possa rendere bene l'idea rispetto a quelli che possono essere i diversi interventi. Ti ringrazio perché innanzitutto la situazione che hai descritto ha comportato più interventi ma anche distribuiti nel tempo, e questo proprio a testimonianza che il centro di ascolto agisce, si viene interpellati magari per un bisogno ma poi ne nascono altri, poi che magari vengono risolti e poi ne subentrano altri ancora. Quindi hai dato benissimo il quadro della continuità dell'operato del centro di ascolto, quindi io ti ringrazio, ringrazio la dottoressa Don Vito per il suo prezioso supporto. Grazie Giovanna. Grazie a te Stefania, grazie davvero.